Ciao a tutte, oggi andremo a lavorare insieme il punto canestro. È un punto molto semplice da lavorare a maglia ed è considerato comunque uno dei punti base del lavoro a maglia, dei punti classici, diciamo, del lavoro a maglia. È un punto molto fantasioso che viene utilizzato sia per copertine, borse, accessori, cappotti, sciarpe. È versatilissimo ed è facile da lavorare. Ho visto spesso su YouTube molti tutorial che spiegano questo punto, però mi ritornava sempre difficile da seguirli. Ho così preso un bel libro, ho capito come si faceva il punto e oggi voglio condividerlo con voi in un modo molto semplice e chiaro che spero sia accessibile per la maggioranza delle persone. Allora, io qui ho iniziato un prototipo, vedete, con una lana un po' più grossa e dei ferri un po' più con una punta numero 9. Oggi lo lavoreremo insieme invece con una lana molto più sottile e dei ferri numero 4 e mezzo. Vedete, utilizzerò questi circolari semplicemente perché riesco a mantenerli meglio nel video, ma è una lavorazione che si fa tranquillamente con i ferri dritti, quindi con i ferri tradizionali. E un punto che, ritorniamo al nostro punto, che si lavora con un multiplo. In questo caso io ho lavorato una sequenza che è composta da 12 punti, quindi sono 12 punti in totale, ma sono lavorati 9, vedete qui appunto legaccio, e 3 a maglia rasata. Poi di nuovo 9 legaccio e 3 maglia rasata. Quindi diciamo che il blocco di punti e il blocco di lavorazione è composto da 12 punti che si alternano, ok? Poi in totale questi sono 6 ferri che poi vanno ripetuti in modo ovviamente alternato da poter creare questa alternanza di motivo, quindi rasata, poi legaccio e poi di nuovo rasata, creando questo motivo un po' più sfalzato così da creare quel punto che viene chiamato così canestro o paniere, perché viene denominato anche così in alcune riviste. Quindi ora iniziamo insieme la lavorazione, prepariamoci della lana e i nostri ferri. Allora, per lavorare insieme questo campione, io ora andrò a caricare, abbiamo detto che sono 12 i punti del mio canestro, quindi io andrò a caricare 24 punti, così vi faccio vedere l'alternanza dei punti, ok? Quindi inizio a mettere sul mio ferro. Vedete, 2, 24 punti, 3, 4, miei 24 punti sul ferro. Il primo giro è così, viene lavorato tutto a dritto. Quindi già iniziamo in questo modo la nostra sequenza, quindi tutto a dritto. Tutti e 24 punti. Punto il ferro, vedete 1, 2 e ora farò così fino alla fine della mia lavorazione. Quindi primo ferro tutto dritto. Al rovescio inizieremo a dare forma al nostro canestro. Ok, quindi ora continuiamo così, ci vediamo al termine dei 24 punti. Allora, terminati tutti i punti a dritto, ora giro il lavoro e lavorerò la sequenza. Quindi abbiamo detto che è composto da 9 più 3, quindi i miei primi 3 punti ora li lavoro al rovescio e inizio. Con 1, 2, questo è il mio secondo giro, il mio secondo ferro, e 3. Poi devo fare il legaccio, quindi i prossimi 9 saranno a dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9. Poi gli altri 3 punti saranno al rovescio di nuovo. Siamo sul rovescio del lavoro, è il nostro secondo ferro. Quindi 1, 2 e 3. I miei ultimi 9 ritornano ad essere a dritto perché lavoro il mio legaccio. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, no, ho contato male, è 9. Perfetto. Ora giro il mio lavoro e da qui si nota già la lavorazione, vedete, che diventa diversa. Ok, ora riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Se ho finito con i miei 9 legaccio, riprendo con i miei 9 legaccio. Quindi ora il terzo ferro è come il primo, tutto a dritto in pratica, non ha differenza. Ok, quindi andiamo avanti in questo modo, tutto a dritto. Allora, terzo giro. A dritto l'abbiamo finito, iniziamo il nostro quarto giro. Come prima abbiamo fatto la sequenza dei 3 rovescio e 9 dritto, anche ora faremo la stessa cosa al nostro quarto ferro. Ok, quindi primi 3 punti sono al rovescio. In pratica dobbiamo ricordarci solo al rovescio la sequenza dei ferri fatti, perché poi la parte davanti del lavoro è quella che viene lavorata tutta a dritto. Allora, 3 rovescio. Sposto il filo e lavoro i miei 9 dritto di nuovo, così creo il legaccio. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Riposiziono il filo di qua e lavoro di nuovo i miei 3 rovescio. Ok, facciamo finta che mi sono dimenticata, che non ho portato la conta del lavoro, basta che giro, vedete qua mi ritrovo le maglie a dritto, quindi laddove ho le maglie a dritto il rovescio viene lavorato normale, 1, 2 e 3. Poi risposto di nuovo il filo e tutti i miei punti li rilavoro di nuovo a dritto, ok, fino alla fine del ferro. Poi rigiro il mio lavoro e ricontinuo di nuovo la lavorazione a dritto, quindi il mio quinto ferro sarà lavorato normalmente a dritto. Ecco qua. Giro. Vedete come si presenta? Faccio della parte centrale in modo che è più visiva. Legaccio. Dritto, legaccio. È ovvio ora che essendo pochi punti non si vede la differenza, però man mano che lo lavorate si nota di tanto, diciamo, la lavorazione. Ora riprendiamo il nostro, abbiamo detto quinto ferro, tutto a dritto. Ok? Quindi io lavorerò di nuovo il mio quinto ferro a dritto. Mantengo di nuovo il filo come si tiene per i ferri circolari perché per me è un po' più comodo, ma vi ricordo che la lavorazione viene fatta tranquillamente con i ferri a dritto. Ok? Quindi ora continuate così fino al termine del quinto ferro. Al sesto apporteremo la nostra variante. Ok? Riporremo le basi di nuovo ora per far sì che il canestro abbia quel movimento un po' più sfalzato. Ok. Vedete come si presenta? È poco, però man mano sta iniziando a crescere. Quindi andiamo avanti così. Ok, ora l'altezza, diciamo, è indicativa. Voi potete decidere quanto farlo alto il vostro lavoro o largo, eh. Ricordatevi solo che sono multipli, quindi ho fatto 12, ma in realtà potreste fare di 6, quindi verrebbe un canestro un po' più fitto, un po' più ravvicinato, quindi avrete questa alternanza come se fosse punto a coste, un po' più vicino, perché in realtà è quello che richiama il punto canestro, il punto a coste. Dov'è la differenza? Quando poi andremo ad alternare questi gruppi di dritto. Ok? Nel senso che non verranno più qua, ma verranno al centro. Quindi è questa l'unica differenza. Altrimenti vi tenete ben presente il punto a coste, quindi l'alternanza del punto a coste. Ok, ora io giro il lavoro e ho deciso che già da qui io voglio cambiare l'altezza, mi va bene questa della mia lavorazione. Io voglio ora alternare, non voglio più avere all'inizio il mio punto a dritto, ma lo voglio avere più avanti. Quindi voglio iniziare la mia rete, il mio punto canestro. Cosa faccio?
giro il lavoro al rovescio, sono qui, e ora inverto, cioè inizio a lavorare i 9 a dritto e poi i 3 a rovescio. Noi prima abbiamo lavorato prima i 3 a rovescio e poi i 9 a dritto. Ora facciamo il contrario, 9 a dritto, la somma è sempre 12, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E poi lavorerò ora i miei 3 a rovescio. Ok? Quindi 1. Io ho alternato così il motivo. 2 e 3. Riprendo di nuovo la mia lavorazione come prima, rifaccio i miei 9 a dritto e poi terminerò con i miei ultimi punti a rovescio. Opla. I miei ultimi 3 a rovescio. Ed è un punto, vedete, molto molto semplice. Io spero di essere chiara nello spiegare perché veramente mi preme il fatto di farveli capire perché così riuscirete anche voi a realizzare degli oggetti molto carini e particolari con dei punti che possono sembrare difficili ma sono semplici. Sono i miei ultimi 3 punti, quindi io lavoro il mio rovescio 1, 2 e 3. Ok, giro la lavorazione, vedete, e già si inizia a presentare la lavorazione alternata, guardate, qua ora saranno i rovescio, qua poi ci saranno i dritto, vedete, inizierà ad alternarsi. Quindi ora, secondo giro, o meglio, questo è il primo tutto a dritto, quindi da qui inizierete di nuovo a contare, perché quello prima era il sesto, ora uno a dritto, due, ora lavoriamo di nuovo tutta la nostra sequenza a dritto. Fino al termine del nostro ferro, poi andremo a girare la lavorazione e riprenderemo i punti come abbiamo fatto prima, cioè lavorando prima 9 a dritto e poi 3 a rovescio. Ci siamo quasi. Ecco qua. Poi, ora giriamo la lavorazione. Vedete? Il legaccio si sta formando qui. Io ora giro e mi metto di nuovo a lavorare. Riprendo la lavorazione con i miei 9 punti a dritto. E poi 3 a rovescio. E sono al mio terzo ferro, in questo caso qua, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi risposto il ferro, il filo sul ferro e mi lavoro i miei 9 punti, i miei 3 punti a rovescio. Quindi 1, 2 e 3. Poi di nuovo a dritto 9, 1. 2, 3, 4, 5, 6 e continuiamo così ora per tutto il ferro. Opla, mi è scappato il filo. E giro il filo e lavoro i 3 a rovescio, che sono i miei ultimi punti. Ok? E 3. Rigiro la lavorazione e si riparte tutto a dritto, quindi il mio quarto ferro ora sarà a dritto. Ok? Vedete dove avevo il dritto? Faccio vedere la parte iniziale così si nota meglio. Dove avevo il dritto della lavorazione, ora c'ho il rovescio. C'ho il legaccio, poi c'è il legaccio e poi riprende il mio dritto.
poi riparte il legaccio e poi riparte il dritto sulla parte finale. In pratica l'alternanza dei punti, ok? Come abbiamo fatto, questa qua è più grossa così si vede meglio. Quindi legaccio, dritto, poi giro la lavorazione, lavoro prima i 9 punti a legaccio, poi i 3 al rovescio perché sono sul rovescio del lavoro, poi di nuovo i 9 al legaccio e i 3 al rovescio. Rigiro il lavoro, faccio il ferro tutto a dritto. Quando sono sulla parte al rovescio, ripeto di nuovo, 9 legaccio, 3 rovescio, 9 legaccio e 3 rovescio. Ferro a dritto, tutta la lavorazione a dritto e poi sul rovescio rialterno il lavoro. Quando devo riprendere poi di nuovo, diciamo dalla sequenza base, perché il gruppo è composto da primi 6 e poi gli altri 6, quando devo ripartire di nuovo da capo, riprenderò di nuovo dai 3 a dritto e 9 a legaccio, 3 a dritto e 9 a legaccio. E questa è l'alternanza da tenere ben presente per questo tipo di lavorazione, ok? Spero quindi che questo mini tutorial in merito al nostro punto canestro sia stato utile e chiaro per tutte quante voi, ma come sempre vi ricordo che siamo disponibili, scrivete i vostri commenti o dubbi, se contattateci, se avete bisogno di altri chiarimenti. Vi ringrazio per averci seguiti e come sempre, se il video vi è gradito e se sono state chiare le spiegazioni, vi invitiamo a mettere un like. A presto per la prossima idea creativa. Buon lavoro!